Vabbè, Tommy, non mi piace, rifacciamo tutto da domani e rifacciamo partire il servizio. Mi sembra un po' povera come situazione, Giordano, Sì. lei è sempre il solito, mi scusi. Indubbiamente. Veramente non sono contenta. Eppure mi sembra strano, ci sono i nomi su questo citofono. Ciao Metropoli, sono Cristina da Roma. Attenzione traditori italiani, perché qua c'è la sede di Miriam Tomponzi, l'investigatrice privata che, come nessun altro al mondo, sa scoprire se siete stati infedeli. Questa parte pullula di traditori che poi vanno a confessarsi. Qui siamo al Pincio, qui c'è un posto molto molto bello, molto, molto romantico. E qui abbiamo pizzicato molti amanti, molti traditori, molti infedeli. Questo impero è stato fondato da mio papà nel 48, 1948. Poi sono subentrata io e adesso c'è anche mio figlio che fa praticamente la terza generazione. C'è un traditore, una traditrice che scappa a Miriam Tomponzi? No, no, non c'è. Non c'è. No, perché poi. Altrimenti non lo farei più. Questa è una zona molto calda di Roma. Abbiamo detto che il 67% dei tradimenti avviene con una persona incontrata sul luogo del lavoro. Noi abbiamo anche distinto delle categorie un po' più a rischio. Tra le categorie più a rischio ci sono gli avvocati. Sono quelle categorie dove c'è l'abitudine di darsi subito del tu e allora si abbassano subito le riserve. Nella tua esperienza, no? Quanti italiani tradiscono? C'è una percentuale? Una percentuale, una percentuale degli italiani che tradiscono, secondo noi, purtroppo alta, molto alta, forse, beh, forse più dell'80%. All'uomo piace la donna un po' garibaldina, insomma, un po' porchettina, come vogliamo dire, insomma. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Le donne sono più Teresa, furbe, più ti prego. attente. Gli uomini Io non sono sono più certo che debba innocenti, diciamo, più proprio mai naif, fucile. no? Può Lasciano delle scoppiare. ricevute È di stata una carte di fortuna. credito L'ho in incontrata tasca di un stamattina. ristorante molto Non bello, c'è oppure nessuno di che a casa un mia albergo molto bello cosa dove mai naturalmente non potevo si va. fare. Qui c'è l'ospedale Bambin Gesù, la seconda categoria, diciamo, in cima alla lista dei traditori è quella dei medici. Quanti servizi fate agli ospedali? Beh, negli ospedali tantissimi, penso che rappresenti quasi il 25%, sì. Ecco, praticamente qui siamo a Giannicolo dove ci sono tutte le coppiette che si riuniscono la sera. Sì, assolutamente. Abbiamo degli aggiornamenti. Siamo finiti in Svizzera. L'abbiamo seguito con due pattuglie il
il solito tracker messo sotto una macchina. Questo l'avete messo sotto la macchina e siamo riusciti a registrare anche quello che dicevano nell'abitacolo? Sì, tramite il microfono esterno siamo riusciti ad avere l'audio perfetto di dentro l'abitacolo, grazie al quale abbiamo scoperto dove si stava dirigendo e abbiamo potuto anticipare con delle pattuglie in loco. Ok. Ah, ecco, qui si vedono loro, eh? Si vedono loro che... Tammy, sono loro qui? Sono loro che stanno entrando nell'appartamento. Ok. La persona... Ma come è riuscito a spendere questo in 3 mesi? In 3 mesi ha speso quasi 750.000 euro. Quello che ci ha detto... Sì. Parte comprando un appartamento, parte in donazioni oltre frontiera. Sappiamo che l'appartamento è intestato a una delle signorine che lavora in questa Maison Close, che... Certo. Probabilmente è anche la stessa persona con la quale ha una relazione stabile, probabilmente una vera e propria vita parallela. Ok, va bene, allora complimenti, fai complimenti anche ai ragazzi. La squadra di Lugano sta già arrivando questa sera, okay, per cui loro sono già qui e l'altra squadra invece dovrebbe arrivare domani mattina e il mattino. Okay. Va bene, un altro caso risolto. Noi abbiamo il 98% di casi che sono riusciti, che sono... Per cui se c'è lo scopriamo. Io penso di non essere mai stata tradita, non lo so. Una volta al papà di mio figlio, all'inizio quando lo conobbi, mi sfidò dicendo: tu con qualsiasi mezzo non potresti mai accorgerti, non potresti mai farmi seguire, eccetera. Poi mi misi d'accordo con un mio amico che faceva il dentista e sapevo che lui doveva andare appunto a farsi mettere a posto un dente e ho fatto creare una microspia talmente piccola da mettere una capsula nel dente. E, ecco qui, questo è un rossetto con lo specchio e qui c'è una micro telecamera. Questo è anche molto carino perché al suo interno, diciamo, un oggetto molto innocuo e al suo interno nasconde un microfono molto potente. Questo può prendere anche 2 stanze. Adesso non si fuma più, però questo è un accendino, ma in verità è una macchina fotografica, per cui è carino accendersi una sigaretta e nello stesso tempo fare scattare una foto. Mi piace molto giocare con la fantasia. Sì, se potete venire un attimo e così parliamo del servizio di Via Canova. Ok, grazie. Do anche dei consigli su come non farsi prendere, no? Se non hai mai fatto un regalo a tuo marito, a tua moglie, se non hai mai organizzato una cenetta a lume di candela da un po' di tempo, è meglio non iniziare, perché qualsiasi cambiamento fa accendere una lucetta, diciamo, di allarme, no? Cercare di controllare, mettersi davanti a uno specchio, guardare come si parla e ripetere le stesse cose con molta convinzione, cioè: sono andata stasera da Giorgio. Io dico sempre che nelle bugie bisogna metterci 80% di verità e 20% di bugia.